Sono molto contento di essere a Catanzaro, a sostegno di un candidato per il quale crediamo molto, perché Nicola Fiorita è un candidato che ha il nostro sostegno pieno, completo, totale, sarà un grande sindaco di Catanzaro e farà un lavoro che sarà un lavoro importante per tutta la regione. Sarà un modo per ridare al capoluogo la sua dignità di capoluogo e di città chiave. Per noi è stato molto importante come primo passaggio a Catanzaro l'incontro con le parti sociali, perché crediamo nell'importanza dei corpi intermedi, quindi un incontro in cui abbiamo esaminato tutti i problemi principali, abbiamo confermato la nostra volontà di mettere sempre di più al centro la questione, l'avvertenza Calabria come un'avvertenza nazionale. Questo riguarda da una parte la questione sanitaria, da un'altra parte la questione dell'utilizzo del PNRR per la Calabria, con la necessità di monitorare specialmente per la Calabria il modo col quale le risorse europee verranno utilizzate, soprattutto ovviamente sulla questione infrastrutturale, ma in generale anche sugli aspetti che hanno a che fare per esempio con i porti, la portualità, ovviamente la questione Gioia Tauro e tutti gli altri aspetti. Ho voluto e voglio accanto a questo dare un messaggio molto forte ai corpi intermedi, ai sindacati, alle associazioni delle imprese e degli imprenditori sul tema del lavoro, che per noi è il tema principale. La questione sociale, il tema del lavoro, vuol dire che noi vogliamo rilanciare per la Calabria e per il Mezzogiorno un tema fondamentale al quale crediamo molto, che è la questione della decontribuzione degli incentivi per le nuove assunzioni, in particolare delle nuove assunzioni dei giovani. Sappiamo che questa misura è una misura che va in decalage nei prossimi anni, non la vogliamo rilanciare, perché soltanto con la possibilità di avere un incentivo di lungo periodo si potrà fare la cosa principale, cioè dare lavoro ai giovani, che per noi è in questo momento la priorità delle priorità, la priorità più importante di tutte. Aggiungo poi che voglio dare un secondo messaggio forte e importante, quello che darò adesso, 17:58 è l'ora nella quale a Capaci 30 anni fa perse la vita il giudice Falcone, sua moglie e i tre agenti di scorta con lui. Per me e per noi andare adesso, oggi, qui in via Falcone per dare un messaggio forte, che in questa campagna elettorale noi vogliamo moltiplicare ancora, un messaggio contro la mafia, contro tutte le mafie, contro l'andrangheta, contro la criminalità organizzata. Per noi questo è un tema, un obiettivo fondamentale, è la cifra, il messaggio forte della nostra campagna elettorale. L'opposizione che Salvini sta facendo al governo ha superato il limite. Salvini e la Lega sono un partito di maggioranza. Io credo che se si chiede a qualunque cittadino italiano cosa pensa e che impressione ha su Salvini e sulla Lega, io penso che la maggior parte dicano che è diventato, dalle posizioni che prende, un partito di opposizione. Per cui io penso che questa vicenda è una vicenda che va chiarita nel senso che tutti i temi principali ormai Salvini si comporta come un rappresentante dell'opposizione, è molto più opposizione Salvini di altri che sono veramente all'opposizione. Il PNRR sono soldi europei che arrivano all'Italia e l'Italia ha preso l'impegno di fare alcune riforme. Se queste riforme non si fanno, non arrivano quei soldi europei, e Salvini si sta prendendo la responsabilità con questa sua azione distruttiva di mettere in crisi, in difficoltà il governo, l'Italia, e soprattutto di mettere a rischio i fondi europei, che invece sono fondamentali per il nostro paese e per il Sud. Il Partito Democratico è unito in questo passaggio elettorale, il Partito Democratico è a sostegno pieno e convinto di Nicola Fiorita, il Partito Democratico sono convinto che tornerà a governare dopo tanti anni il comune di Catanzaro, e sarà molto bene per la Calabria e per Catanzaro stesso. Roba.